caro saluto a tutti gli spettatori di Gilda TV. Riprendiamo il lavoro che avevamo iniziato con un servizio precedente in merito alle mappe concettuali. Oggi ci occupiamo di una mappa concettuale dedicata al pensiero del filosofo Henri Bergson. Si tratta di un personaggio che è quasi sempre presente nei programmi scolastici del quinto anno, sia per la sua rilevanza, sia perché il pensiero di Bergson si presta ad essere inserito con molta facilità nei percorsi pluridisciplinari richiesti agli studenti nel quinto anno di corso. La mappa concettuale si compone di 4 pagine separate. La prima non si dedica specificatamente al pensiero di Bergson, ma introduce la corrente filosofica di cui lui è il migliore esponente. Lo si precisa, si definisce subito nella colonna di sinistra verticale, che è una sua indipendenza, la definizione di spiritualismo secondo una logica che percorrerà tutta la mappa di carattere contrastivo, cioè individuando le caratteristiche principali del pensiero filosofico di Bergson in contrasto o in relazione ad altri argomenti studiati. Lo dico perché ricordo che la mappa concettuale deve mettere lo studente in condizioni di ricordare al meglio i nessi logici e relazionali più importanti ascoltati durante la lezione frontale. Questa mappa concettuale non è una miracolosa tecnica cognitivistica, cioè gli studenti non sono dei personaggi da cui io posso in modo deterministico ricavare dei risultati cognitivi attraverso una tecnica formale. Presupposto è la lezione frontale, la spiegazione del docente, la capacità del docente di motivare lo studente e, se ci è riuscito in classe, la mappa concettuale serve a rifare il punto sui concetti e le relazioni più importanti. Come vedete, da questa opposizione al positivismo, per cui il positivismo cercava di ridurre i fatti psichici all'elemento fisiologico, mentre lo spiritualismo afferma che i fatti psichici sono autonomi e indipendenti, partono due percorsi diversi. Il primo, la freccia orizzontale, dove si nota però che l'opposizione tra positivismo e spiritualismo è complementare. Il positivismo parte dai fatti materiali, i corpi fisici, lo spiritualismo invece prende a riferimento i fatti psichici considerati nella loro autonomia e si propone, seguendo questo percorso, un altro contrasto con due forme di pensiero che gli studenti in quinto anno ben esaminato, l'idealismo e il romanticismo. Apparentemente sembrerebbero simili, perché entrambi considerano la realtà dal punto di vista spirituale, ma mentre si dice l'idealismo e il romanticismo considerano la realtà come universale, come una grande entità collettiva, lo spiritualismo, in questo più vicino al positivismo, considera i fatti psichici come fatti singoli. L'altro percorso che si nota è unito dalla parentesi quadra alle due definizioni, introduce la modalità di investigazione dello spiritualismo che non può essere l'analisi dei contenuti empirici materiali a noi esterni, ma deve essere la riflessione interiore. E qui propongo, per gli studenti che l'avessero studiato l'anno precedente, un riferimento al pensiero di Aurelio Agostino che è evidente. Nella seconda pagina introduciamo l'elemento centrale, la concezione della psiche di Bergson. Anche qui l'inizio della mappa parte da quanto si era detto precedentemente, la differenza tra i dati di natura che sono studiati dal positivismo e i dati di coscienza che sono quelli dello spiritualismo, individuando le loro diverse caratteristiche. I primi sono uniformi, si possono studiare in modo quantitativo, i secondi sono individuali, irriducibili, non si ripetono mai nello stesso modo. E questa è, vedete, da qui partono due percorsi, uno di spiegazione, l'altro il concetto di psiche per Bergson. È concepito come un flusso di coscienza, come un'energia in qualche modo sempre in azione e anche in questo caso viene proposta, tra l'altro, una analogia col pensiero di Schopenhauer. La caratteristica della psiche, ecco che ho evidenziato in modo più caratteristico, in maiuscolo e in eretto, psiche, durata, memoria, i tre concetti che si ricollegano, la concezione di durata, cioè il flusso di coscienza, la temporalità di una vita che viene sentita dal soggetto come unica e non distinta in momenti diversi, anche qui c'è il contrasto con la concezione della fisica, e la memoria. Come vedete, la parte sulla memoria è più complessa. Sotto c'è la definizione,
La definizione che dice: la memoria è considerare il passato al momento presente, la facoltà di memoria è anche quella che prefigura il futuro nel momento presente, e quindi nel tempo vissuto da ciascuno di noi non distinguiamo passato, presente e futuro come nel tempo fisico, ma come un'unità. Anche qui è evidente, richiamo la concezione di Agostino che viene qui citata. Quindi ancora una volta vedete un doppio percorso: la differenza dalla percezione fisica che divide il tempo in vari istanti e il fluire continuo della memoria. Lo scopo qual è di queste doppie frecce, di questi percorsi? Lo studente non solo segue l'evoluzione di un pensiero, ma nello stesso tempo è portato, può partire da una singola parte e fare il percorso inverso, cercando di capire le relazioni dei fenomeni, sapendo che la domanda del docente non segue necessariamente questo percorso, ma può saltare, per esempio, da un concetto a un altro. Vorrei concludere con la terza pagina, che, come sempre in filosofia, dopo aver delineato bene l'oggetto dello spiritualismo, la psiche, la domanda è: come la si può conoscere, come avviene la conoscenza? Anche qui la logica è complessa ed è contrastiva. Bergson prevede due facoltà conoscitive: l'istinto, che non sto a definire perché è abbastanza semplice, è quello che l'uomo ha in comune con gli animali, ma che nell'uomo, nel momento in cui l'istinto si trova di fronte a un ostacolo, da origine poi alla riflessione, e l'intelligenza, che è lo strumento utilizzato dalla scienza. L'intelligenza coglie le uniformità, coglie i dati comuni, analizza i fenomeni naturali e ne li riduce alle leggi. Ora, l'intelligenza non può essere utilizzata per conoscere la psiche, dice Bergson. Perché? Perché la psiche è qualcosa di unico, è qualcosa di non divisibile. E allora, ecco la domanda centrale che è collocata al centro della mappa: come è possibile conoscere le realtà viventi, affrontare i problemi relativi alla vita e all'esistenza? Bergson introduce una nuova modalità di conoscenza che è l'intuizione. L'intuizione, è, da qui si partono due percorsi. Una è la definizione, è l'approfondimento rispetto alle altre forme di conoscenza. L'altra è il metodo con cui l'intuizione si applica. La definizione è la capacità spontanea e intuitiva di cogliere questo flusso unitario. È un po' come l'istinto, perché è immediato, intuitivo, ma se l'istinto ci permette solo di affrontare fenomeni individuali, l'intuizione ci fa comprendere fenomeni particolari, stati emotivi, sentimentali, l'utilità della coscienza. Quindi arriviamo a come si esercita l'intuizione attraverso questo concetto che è la simpatia. Ecco, vedete che in questo caso parlo della simpatia, proseguo il mio ragionamento spiegandola, ma nello stesso tempo c'è una freccia che ci riconduce all'intelligenza per far comprendere allo studente che intelligenza e simpatia sono tra loro in rapporto positivo o contrastivo. E quindi la simpatia in che cosa consiste? Due percorsi, ma l'altro, l'ambito privilegiato della simpatia è l'esperienza estetica. Quando noi guardiamo un oggetto, non fermandoci al suo uso, al suo scopo pratico, ma ne cogliamo quell'aspetto spirituale complesso che è la dimensione della bellezza. E anche in questo caso il riferimento per gli studenti che l'hanno studiato simile è alla filosofia di Schelling, di modo che gli studenti sanno che per spiegare due filosofi, due pensieri, possono usare un repertorio lessicale simile che, memorizzato una volta, può essere speso in più ambiti. Tralascio, potete vederla voi, l'ultima pagina, quella sull'evoluzione creatrice, che è una parte più semplice da spiegare, in cui la mappa concettuale prevede un percorso per lo più lineare. Ringrazio tutti gli spettatori di Gilda TV per l'attenzione che mi hanno prestato. In un prossimo incontro vedremo di analizzare una mappa concettuale dedicata alla disciplina della storia, che per ovvi motivi ha dei criteri e delle strutture completamente diverse. Ancora un caro saluto. Grazie.